Ragazzi, buongiorno e buona domenica, perché oggi è domenica e finalmente siamo riusciti a venire al mare. Là dietro c'è la Marta, Bella, Mua, la Silvia, la mamma della Silvia. Oggi siamo il team completo e siamo venuti nell'isola più bella vicino a Phuket, non la più bella di tutte intorno a Phuket, ma quella vicino a Phuket, ovvero Koh Bon. Oggi è una giornata ventosa, il mare non è il massimo, però da questo lato l'aria di solito è sempre un po' protetta e quindi si sta bene. Però adesso vi racconto, stamattina volevo iniziare il video da casa ma non ci sono riuscita perché stamattina qualcuno, che è mio marito Mua, ha pensato bene di svegliarsi tardissimo. Adesso vi racconto. Praticamente io mi sono alzata stamattina, ho preparato la colazione, ho lavato i piatti, ho dato da mangiare ai gatti, ho preparato la borsa per Bella con i suoi giochini per la spiaggia, con i braccioli, l'asciugamano e tutto. Bella si è alzata, ha iniziato a mangiare la colazione, tutto così. Mua alle 8:15, tutto bello, se ne esce dalla camera da letto dicendo buongiorno, e io gli ho detto buongiorno, hai 15 minuti per essere pronto in macchina perché la gente si aspetta, e quindi ho dovuto fare tutto di corsa e non sono riuscita a fare il video. Poi siamo partiti, ho guidato, siamo arrivati a Rawai al molo e abbiamo dovuto contrattare per la barca per venire qua, e mi hanno fatto diventare pazza perché non è che siano molto, diciamo, non posso dire maleducati perché non sono maleducati, però sono proprio tipo, posso dire un termine, non proprio, strafottenti. Tipo, questo è il prezzo, se vuoi salire sali, se no non salire. E, insomma, alla fine poi gli ho detto, c'è a bordo da bere l'acqua, no, vattela a comprare, quindi torna a 7-Eleven, compra l'acqua, le cose. E alla fine siamo arrivati. E adesso vi devo dire un'altra cosa che mi piange il cuore, mi vergogno anche a farvela vedere, ma ve la voglio far vedere. Come vedete questa spiaggia qua, adesso l'unico momento in cui faccio le riprese, ovviamente va via il sole. Praticamente la spiaggia è stupenda, il mare lo vedete anche voi, è qualcosa di meraviglioso, e credo anche, perché l'avevo fatto qualche anno fa, qua intorno lo snorkeling non è eccezionale ma è interessante, per i principianti va benissimo. Quello che vi volevo far vedere di triste è la spiaggia, che ovviamente essendo bassa stagione è piena di rifiuti. E ragazzi, quando dico piena di rifiuti non intendo c'è qualche bottiglia di plastica sulla spiaggia, intendo, è, passatemi il termine, chiedo scusa, è un merdaio. Questa è la realtà della bassa stagione. Il problema è che questo lato di spiaggia in questo momento non è, tra virgolette, interessante dal punto di vista dei tour. Non ci fanno venire praticamente mai nessuno, forse in alta stagione, ma adesso no. E quindi nessuno ha interesse a venire a pulire. Purtroppo, lo dico per chi non lo sa, questi sono rifiuti che vengono dal mare. Quando arriva la bassa stagione, il vento gira, inizia a soffiare da ovest verso est, inizia a portare la monnezza sulle spiagge. Guarda che mare, guarda che paradiso. Cioè, immaginatevi questo posto senza rifiuti, le Maldive. Questi sono tutti i rifiuti che vengono portati dal mare, alcuni addirittura arrivano, non so, dallo Sri Lanka, dalla Malesia. A volte ho trovato delle bottiglie con le scritte non in thailandese. Il problema è che le spiagge che vengono curate, tipo, non so, là c'è Coral, ci andiamo dopo andiamo a Coral Island, sono spiagge curate, ci guardano i turisti, ci sono i tour, vedrete che là di spazzatura non se ne vede perché viene costantemente ripulito. Ma io dico, ma dobbiamo, non dico che possiamo risolvere il problema, certo singolarmente possiamo fare la nostra parte, però io personalmente non vedo i turisti tanto sporcare in giro, almeno con me non mi è mai capitato, sempre ho avuto a che fare con persone molto educate e rispettose. La plastica se la portano, ma poi se la riportano via si lasciano solo le impronte sulla spiaggia. Dobbiamo prendere consapevolezza che purtroppo questa qui è la realtà, ok? E quando è bassa stagione queste scene purtroppo si vedono, e ragazzi sarà sempre peggio, a me viene quasi da piangere perché boh, cioè
è veramente una cosa schifosa, però cosa guardate fai? La quantità di bottiglie, sono quasi tutte bottiglie, ciabatte, qua c'è un sacchetto della spazzatura. Non mi piace farvi vedere queste cose, ragazzi, io mi vergogno. Lo spray delle zanzare, bottiglie, lattine, ciabatte. Quelli di Salento si trovano anche sempre gli spazzolini. È un peccato, veramente, è un peccato. Io non ho ancora una barca mia di proprietà, ma quando ce l'avrò io vi giuro che mi impegno a dare una mano. Non dico a risolvere il problema, ma a dare una mano di sicuro sì. Per il resto questa è la spiaggia. Ciao, arrivo. Questa è la spiaggia di Cubon e vi dicevo è un paradiso. In bassa stagione a Phuket, se c'è onda sulla costa, potete venire qua e farvi il bagno che si sta benissimo. Oggi per venire abbiamo usato questa specie di bagnarola di barca. Il motore per fortuna non si è rotto, perché quando l'ho visto ho detto non so se arriveremo, ma anche se dovessimo rimanere a piedi, per fortuna siamo veramente a due passi da Phuket, perché aspetta che zoomo, Rawai, un porticciolo è proprio lì dietro. Adesso faccio un paio di foto e ci vediamo tra poco. Lo so che tra l'altro qualcuno di voi se lo ricorda, una volta quando ancora c'era Club Champagne facevamo il tour Phuket dal mare, e questa qua Cubon era la prima tappa. C'è un video qua su YouTube, ve lo metto in uno qua su, è un video veramente vecchio dove appunto facevamo questo tour Phuket by the Sea, Phuket dal mare, il giorno di Natale, mi pare il 2018 credo. Venivamo qui a Cubon, poi andavamo a Koh Kheo, che è l'isola col tempio, Buddha Island. Oggi non ci andiamo perché c'è un po' di onda là sulla costa ovest, però è molto carina. E poi andavamo a fare tutte le spiagge più fighe di Phuket in un tour unico. Andavamo a Lam Sing, a Freedom Beach, arrivavamo a Somai Kao a vedere gli elefanti, vabbè, sono esaurita, a vedere gli aerei che atterravano gli elefanti. Era bello, però non è un tour di facile realizzazione, perché lo puoi fare giusto 3 mesi l'anno, perché poi sempre sulla costa ovest, soprattutto le spiagge del nord, batte una brutta onda, arriva con il motoscafo, non è difficile far scendere e risalire i clienti, quindi alla fine poi sai, vogliono tutti andare a Phi Island, alle Similan, Bay di Panga, che fin per carità hanno ragione, però era figo perché tu in un giorno ti vedevi tutte le spiagge di Phuket dal motoscafo senza dover far sali scendere con lo scooter o i taxi. Bei tempi, è bello, ho dei bei ricordi. Bambini! Mua, sei bellissimo con quel cappellino. Very stylish. Mr. Universe Thailand. Miss Universo Thailandia. Sì, bravo, tocca, tocca. Leone è di Ma... Eh? Dov'è tua Ali? Vai a prendere il mio regalo. Guarda che regalo che ti ho fatto. La Marta sarà gelosa. Io le ho fatto, alla Silvia ho fatto un regalo, sicuramente sarai gelosa. Voglio vedere. Sì. Adesso dirai brutto. Ma tu non c'eri lì. Non c'eri. Allora non. Peccato. Forse è anche peggio del cappellino che c'ha Mua in testa. Cioè, sì, tu sembri una tellina. Sembri una vongola, una tellina. È tu? È mio! Ma lui, no, ma prima avevo quello dell'Under Armour, me l'ha preso e lo usa lui, poi lo perde. Poi adesso ha preso questo perché sono, gli ha persi tutti tranne quello che c'ha in testa. Mettiti a chinino, se no vediamo. Ma non devo guardare. Dio mio. A me sembri uscito da un video di Alan Walker. E la coda dietro è usata. Aspetta, c'è il tocco di qua. Ah, giusto. C'è il buco per la coda. La coda le... Perché snobbi i miei regali? Perché snobbi i miei regali? No, lo sto usando. Ah. Ma poi galleggia anche, guarda. Mua
sembro una tellina, tu una medusa. Allora, sei ancora mia amica o lo vuoi anche tu? Vuoi essere mia amica, non regalare. Meno male che oggi dava nuvoloso, perché ci stiamo bruciando. La Marta si è già bruciata, secondo me. Adesso andiamo col nostro mega motoscafo, io lo chiamerei, senza offesa, un motoschifo, bagnarola. La bagnarola, ed ecco la nostra bellissima bagnarola che ci viene a prendere e andiamo là, a Coral Island, andiamo a mangiare, c'è un ristorante anche qua a Cobon, ma vogliamo andare là a cercare i tucani? No. Bella! Nonna? Ti ha chiamato nonna? Sì, ma io glielo dico io, nonna Mary. Stabilizzato. Vuoi stare qua? No, ci sta, ci sta. Dada. Oh, stiamo sorpassando la long tail, eh? Forse, se non perdiamo il motore. Là. Bye bye. Vabbè, diciamolo. Abbiamo visto la spiaggia che avete visto prima, forse, era la spiaggia ideale per tutti noi, anche per la plastica. Questo è il puttanaio. Era a post COVID, facevamo, c'era, ti ricordi il Phuket Sandbox? Sì, certo. Non potevi uscire, certo. Facevamo il tour qui, Ranciagliai e Rancianoi, non c'era un cane qua, stava benissimo, mangiavamo qua con i clienti, ma siamo arrivati e siamo in bassa stagione, sembra di essere al mercato del pesce, ma la cosa più bella è che ho dovuto pagare i coupon per andare a mangiare. Oddio, si picchiano! Oddio! Andiamo via! Non ho mai visto un cinese menarsi io. No, in realtà non ho mai visto nessuno menarsi. Vabbè, gli avrei detto, perché mi hai portato in questa spiaggia piena di gente? Con i coupon della spesa dell'ipercop, non lo so. Non lo so, mi ha detto, guarda, un baht, due baht. No, cash, coupon. Sì, ma perché fanno i coupon? No, non lo so. Io non lo so. So solo che complicano la vita. Allora, nel caos sono riuscita a capire, ti fanno i coupon perché magari pensano che tu vieni qua e dopo magari non ordini niente e te ne vai via. Però è proprio il modo incasinato, non si capisce niente. A meno che non vieni qua con un tour, col buffet. Vabbè, poi i cinesi che litigavano. Comunque adesso, per fortuna, ci siamo seduti al tavolo. C'ha una bella arietta. Ma gli ha tirato una sberla lui o lei? Lui a lei, che stronzo. Gli ha tirato una sberla e litigavano. Poi con il braccio si strattonavano, si menavano. Ma perché? Perché non gli piaceva la spiaggia? Lei piangeva, non lo so. Lei piangeva. Il cinese non lo capisco. Vabbè, aspetta che guardo il menù perché. Bella, come mai oggi stai solo col papà? Sadika? No, io voglio quel pollo là. Aspetta che io non sono pronta. Come sempre sono... Buh, vuoi un curry col bambù fermentato e il pesce? Ah, no Thai food? Ah, ma hanno anche Farang food? Sì, ma boh. Vabbè, guardo il menù e come sempre poi vi faccio vedere cosa abbiamo scelto. Ah, io non lo vedo. Dov'è? No. Ah, no, che bella! Ma qua andiamo a vederne di più vicini. Adesso abbiamo avuto modo di fare un giro perché Mua vuole far vedere il tucano. Ah, bella, che poi in realtà mi ha detto la Silvia che questo non si chiama tucano, ma si chiama bicero, becero, bucero.
E beh, devo dire, ragazzi, cioè, scusate l'onestà, è veramente una turistata sto posto. Ci sono vari tour. Dove, papà? Aspetta, aspetta, c'è l'uccello. Dov'è il tucano? Ah, lassù ce n'è uno. Eccolo. Yeah, no. Knock, bella, non mu, è un knock, è il tucano. Eccolo, guarda. È bello, adesso fa la cacca. Quindi vi dicevo, ci sono tutte le aree dove appunto fanno i buffet, tipo qua dietro, ma ci sono più di vari buffet perché ho visto vari tour operator. E la spiaggia in sé è bellissima, siamo in bassa stagione, quindi non puoi chiedere di meglio. Sabbia bianca, mare azzurro, però appunto la situazione è una turistata, che lo immaginavo, però non mi immaginavo un casino del genere adesso che è giugno. È pieno di gente, cinesi, ho visto degli indiani, gente dell'est Europa, italiani zero in questo momento. Quindi è un bel posto, ma cioè, l'ultima volta che ero stata qua è stato un po' di anni fa, dopo il Covid, facevamo questo tour, insomma, che bello, eravamo qua, io, dov'è Mua? Mua, you remember when we came here after Covid? Yeah. Yeah. Non have people, yeah. No one. So different, eh? Vai, la pappa è arrivata. Andiamo a mangiare. Vedete, questo è un altro tour con un altro buffet. No, però, cioè, bisogna dire che la spiaggia è meravigliosa, eh? Il mare è stupendo. La sabbia bianca. Quei signori lì al tavolo sono un gruppo di un tour privato di motoscafi e poi ci siamo noi. Buon appetito! Sono fruttariana, non si folga, ma fruttariana. Sei diventata fruttariana oggi? Ma non è ancora arrivata. Tua mamma no, tua mamma è diventata pollota. Stai mangiando il tucano fritto? Bucero, è il bucero. Prima ho detto nel video, detto, quello lì la Silvia mi ha detto che si chiama becero. No, è il bucero. Ci sono i buceri. Ci sono dei buceri, ma non ti cagano, stanno là e sbadigliano. Vuoi vedere il bucero? È là in fondo che dorme. Sì. Niente, dai, buon appetito, mi mangio i miei noodle, a tra poco. Bella, non è una pizza, è un coso. Mangia, papà. Ma, non la mangia? Ma perché non è una pizza, è una truffa? Papà, voglio assaggiare quella pizza? May I try a slice of schizza? No, pomodoro, una fetta di pomodoro. Cioè, pomodoro dolce? Pomodoro e... È depressa. Sugar? È buonissimo questo, eh. Ah, che schifo. Ah, che brutto schifo. No, ma la cosa? Ma lei era preoccupata. Ma non lo so, ho beccato un cespuglio di basilico. Che hanno messo le foglie sotto. Guarda, 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 guarda. Ecco perché non lo mangiava lei. Faceva schifo. Basilico. Sai perché le fa schifo? Perché ci hanno messo il pacrapao dentro lì, il basilico. Ma tipo un chilo. Cioè, ho mangiato un cespuglio di basilico intero. È orribile. Ma dove sono andati? Volevo fare il video agli uccelli. E invece per colpa della pizza? No, sono andati via. I beceri? I beceri sono... Ah, l'unica cosa becera che c'è qua è sta pizza. Questo è un insulto. Questo è un insulto alla pizza. Invece, se ti può interessare, 8 cosce di pollo per il sangue da dare. Era buona almeno. Buonissimo. No, ma anche i noodle erano buoni, eh. Tom Yam, Aroy o Maiaroy? Davvero? Allora è proprio questa, è stata. È stata buonissimo. Sia il succo di mango che sto coso di smoothie. Bowl. Volete assaggiarla, per no, favore? No. Dai, assaggia. Voglio la tua reazione
Onesta? Dille che è buonissima, dille che è buonissima. Non ce la può fare a fingere, fa veramente cacare. No, fa schifo. È dolce. Sì. Beh, qui hanno questa abitudine. Povera Bella, dai. Infatti Bella è là dietro che sta aspettando il gelato. Bella è lì che sta aspettando il gelato. No, cioè, che poi questo non è neanche basilico. Se no, non la mangia. Non so cosa serve. No, e la base è quella surgelata. Ma la base ok, è proprio di sopra che... No, è oscena. Ciao, amore! Adesso prova la della pizza. No, io no. Mi rifiuto. Mango buono! È seduta sulla mia... Oh, finalmente ho mangiato qualcosa di buono. È buono? Mango? Grazie, abbiamo pagato, abbiamo speso 2050 baht che abbiamo tolto. Sì, la Silvia e la Marta hanno voluto fare i conti e gli è venuto fuori che dovevano pagare tipo 500 euro a testa. Ho detto, ascolta, andiamo in spiaggia, domani ci pensiamo. E niente, adesso l'unica cosa buona è che quasi tutte le barche, non tutte ma tante, se ne sono andati. Quindi adesso l'atmosfera è turistica ma vivibile. Adesso che si è liberato da tanti tour, devo dire che è veramente bello. Però vedete, arrivano con tutti questi mega catamarani, dove probabilmente adesso questi qua proseguono e vanno verso il Pronten Cape, vanno a fare l'al tramonto, bevono, ballano. E ovviamente, cioè, basta una di quelle barche con su 70, 80, 100 persone che ovviamente qua si riempie. Devo dire che la sabbia è bianchissima, morbida, sembra proprio quasi di essere, non so, alle Similan, e siamo veramente vicini a Phuket, quindi è incredibile. Allora, stavo per vomitare sul pontile, ma siamo riusciti a salire, a partire. Sei pronta per tornare a casa, Bella? Ma noi l'abbiamo preso. Sì, è lì, mi ha aiutato. Ah, è il mio salvatore. Adesso si fa boom barabum! Siamo tornati al porto di Rawai e la nostra bagnarola se ne sta andando, la salutiamo. Bella a un certo punto si è addormentata in mezzo alle onde, lei proprio si è addormentata. Io a un certo punto continuavo a arrivare, tutti ci vedete? Vedete? C'ho tutto il cappello bagnato. Arrivavano tutte le onde, a un certo punto ho anche mangiato qualcosa dal mare che è arrivato tipo... Era un gamberetto che è saltato, non lo so. Comunque siamo arrivati, adesso ritorniamo a casa. Ragazzi, allora, domenica quando siamo tornati poi da quella gita, siamo arrivati a casa, eravamo stanchi morti. Bella e Mua si sono fatti il bagno in piscina e la doccia dopo... E poi si sono spaparanzati, io idem, doccia e spaparanzamento totale su divano più Netflix.
Poi c'è stato lunedì che abbiamo lavorato e ha piovuto tutto il giorno. Ieri abbiamo lavorato tutto il giorno, ha piovuto un po' meno. Oggi è una splendida giornata. Stamattina ho lavorato un paio di ore e poi ho deciso... Sentite che bello, questo qua è il vento che soffia. È il vento che finalmente soffia da ovest, è il vento dei monsoni. E finalmente è bassa stagione davvero, però c'è... stupendo, c'è aria, c'è il sole, mi sono messa anche proprio il vestitino estivo e volevo salutarvi, ma prima volevo farvi vedere cosa sto facendo oggi, perché non so se lo sapete, ma mi piacciono tantissimo le piante e ho dovuto rinvasare un po' di piante perché alcune di loro voglio portarle in ufficio. Adesso vi faccio vedere e poi ci salutiamo qua. Ovviamente se non siete interessati alle mie piante potete chiudere il video e ci vediamo presto con il prossimo. Questo qua è il mio campo da battaglia dove faccio i miei rinvasi. Qua ancora c'ho del lavoro da fare, sono delle poverette che hanno bisogno di una casa. Questa poverina anche lei ha bisogno di una casetta, poi la sistemiamo. Allora, vi faccio vedere velocemente. Qui abbiamo un uccello del paradiso che si è un po' spopolato stamattina, o eliconia, non so quale specie nello specifico, io la chiamo variegata, non so se si dica così, però per me questa è variegata. Eliconia, uccello del paradiso, chiamala come vuoi. Ne ho altre lì, vedete? Ne ho altre qua di uccelli del paradiso, ma ce ne sono altre specie, sono stupendi questi, ogni tanto vantagliati perché fanno un casino. Che ve lo dico, insomma c'è l'uccello del paradiso, poi qua c'è una Monstera Thai Constellation bellina, l'ho appena rinvasata, si dice così in italiano, vabbè, le ho comprato questo vaso di ceramica, bellissima la sua ultima foglia, veramente bella. Poi qua abbiamo una, ve lo scrivo sotto, è un tipo, un altro tipo di monstera, non è quella rarissima, ci assomiglia però, ma non è quella super rara, costosissima, almeno credo, che magari, vabbè, ve lo scrivo sotto perché in questo momento non me lo ricordo, ma sua sorella è una delle monstere più rare e costose del mondo e gli assomiglia molto, con queste defenestrazioni mega giganti. Qua c'è un'altra Thai Constellation, che era un taglio, però sta venendo su abbastanza bene. Questa non mi ricordo come si chiama, lo Samuè, quella lì è la classica Zizi Plant, che non muore mai, ma era in quel brutto vaso di plastica. Gli ho dato una nuova vita. E adesso sto recuperando i morti qua. Poi vi faccio vedere, prima di salutarci, un'altra cosa molto bella. Adesso lo vedete chiuso così perché c'è il sole, lui si ripara. Questo qua è un banano variegato e gli è nato anche il figliolino qua, vedete? Vedete la sua foglia come appunto variegata. E un'altra pianta variegata di cui vado molto fiera è questa, che, cioè, questa sono 3 anni che viene su. E guardate che foglia, poi diventa bianca, perché appena nasce la foglia è gialla, poi diventa così, guardate che foglia mi ha fatto, cioè guarda che roba, è bellissima questa qua. Io non ho paura che mi vengano i ladri a rubare il computer, ho paura che mi vengano a rubare la mia pianta. E qua c'è la sua maestà, la monsterona, che è proprio una monsterona, eccola lì, lei è bella, ce l'abbiamo da 4-5 anni, adesso andrà sistemata prima o poi e ogni tanto fa una nuova foglia, vedete? Ecco, praticamente quando non mi vedete al computer o non mi vedete al mare o a fare video, io sto qua nel mio giardino del retro a sistemare le mie piante, ci sono i miei gattini lì, poi tra parentesi adesso è quasi luna, mo' è andato a prendere Bella a scuola, quindi tra un po' loro pranzano, io ho già mangiato, io vado in palestra alle 2 perché c'è poca gente e poi torno a casa e mi lavo e sto a casa oggi e continua così. Niente, dai, ci vediamo prossimamente, spero vi sia piaciuto, vi siano piaciute le mie piante, se vi piacciono la prossima volta vi faccio vedere l'altro lato della casa perché ne ho di più. A presto, un bacio, ciao.